Questa mattina la borgata si sveglia ripulita in ogni angolo della sua via. Dopo il servizio di ieri andato in onda durante le edizioni del TG dell'emittente Tris e girato con migliaia di condivisioni sul web, la pagina Facebook, i siracusani in tanti hanno dato il loro dissenso, indignati e amareggiati per lo stato di abbandono dei cumuli di immondizia ad ogni angolo della via della borgata. Oggi però i residenti respirano aria pulita e alla vista non si presentano più quegli angoli invasi da spazzatura. Infatti, come possiamo da vedere dalle immagini girate questa mattina, la zona della borgata è stata ripulita. Tantissimi sono stati i commenti su Facebook sul servizio del TG di Tris, dove un residente, il signor Mudano, denunciava il suo disagio riguardo lo stato igienico-sanitario delle strade e la presenza di topi. Per molti siracusani la raccolta differenziata porta a porta non funziona e invitano l'amministrazione, scrivendo nei commenti, a rivedere la possibilità di posizionare cassonetti specifici della differenziata di organico, carta e plastica e in maniera autonoma gettare i propri rifiuti accumulati e ben differenziati negli appositi cassonetti indicati, senza dover aspettare il ritiro dei vari rifiuti da parte di operatori che eseguono il lavoro di ritiro porta a porta. Problema che attanaglia anche Ortigia. Infatti, tra i commenti di Facebook sul servizio andato in onda ieri, alcuni residenti di Ortigia hanno richiamato l'attenzione anche sulla zona storica, dove anche lì la raccolta porta a porta sembra non dare i suoi effetti positivi.